siamo in via Lussemburgo, nell'epicentro di quella che fu l'alluvione di 9 anni fa. Quanta paura rimane ancora tra i residenti di questa via, di questa zona? Beh, considerando il clima che sta cambiando costantemente, lo vediamo anno per anno, la paura viene sempre, seppur in tono minore. E spero che vengano ultimati questi lavori straordinari, diciamo, che si stanno facendo per il contenimento dell'acqua, quindi stanno facendo delle opere importantissime che hanno un valore, credo, se non ricordo male, di 1.800.000 euro, e sono un'alzata, diciamo, degli argini di circa 1,60 m. C'è una serie di piloni che vengono fatti a circa 8 metri di profondità e poi a un'altezza di 1,5 m. È un'opera importante per il contenimento delle eventuali, diciamo, piogge torrenziali. C'è il timore però che questi lavori che si stanno svolgendo in queste settimane, in questi mesi, non bastino a evitare quella che è stata la tragedia del 2015 e farla ripetere nuovamente. Beh, io vivo qui da oltre 40 anni, quindi dal 1984, ma la cosa che mi fa anche paura è le acque che provengono dalla zona del Frasso, e che non è stato mai realizzato quel bacino di raccolta con le pompe di sollevamento per evitare che l'acqua attraversi dei terreni tra la statale 106 e l'Oriental Park, che quando sono in quantitativo elevato fuoriescono dagli argini e quindi invadono tutte le strade, tutta la strada alla via Lussemburgo in modo particolare, ma anche altre strade. Quindi servirebbero delle opere idrauliche in più, ma soprattutto anche una manutenzione costante del territorio, immagino. La manutenzione costante è la cosa più importante, direi, poiché voglio ricordare che nel 12 agosto, quando successe l'alluvione, praticamente l'impresa che ha fatto il ponte ha lasciato una marea di detriti sotto il ponte. Non solo, la base del canale aveva un metro e mezzo di materiale di riporto, che viene di trascinamento, perfetto del trascinamento, che arriva dalla montagna. Se i fossi, i canali sono puliti, credo che il problema sia molto molto ridotto, insomma.